Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Avete visto i miei video precedenti che sono un po' il materiale del 2020 e adesso avendo praticamente terminato tutto quello che era il repertorio che non si è più aggiornato causa restrizioni, quarantene, virus, apocalissi, inverni gelidi, alluvioni e disastri che ci hanno colpito, e da adesso insomma comincerete un po' di più a sentire la mia voce. E dunque oggi stiamo andando a Milano per approfittare dell'ultimo giorno di zona gialla qui in Veneto, perché da domani, lunedì 8, ci sarà una bellissima zona arancione ad accompagnarci durante le giornate, e quindi oggi andremo a mangiare in un bel posto che dopo vi mostrerò e dare un'occhiata al nuovo acquisto del nostro amico Mario, che avete già visto nei miei video, e ci vediamo tra poco. Eccoci qua. Arrivederci. Vai Mona. Obbligo in Veneto. Guardate che meraviglia le cittadine venete. C'è più gente qua a Milano che non so, a New York, par dire, c'è 40 persone, neanche un parcheggio trovo adesso, esagerato, Dio, follia, pura follia, guarda quante, adesso non c'è una pentina libera qua. Bene, siamo arrivati a Milano e adesso aspettiamo i nostri cumbarielli. Comunque, vorrei spiegare un attimino chi è The Southern Joe. Mi chiamo Giorgio, ho 24 anni e sfortuna volle sono un appassionato di moto e di modifica alle moto, quindi hobby economici mai. Comunque, vedete nei miei video che giro con altri giovinastri come a me. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato una community chiamata Wasabi Chops per tutti gli appassionati di moto custom, chopper, club style. È il posto giusto, chiaramente tutti giovani, puntiamo un target di età più o meno nostri coetanei, quindi dai 20 ai 30 anni, e insomma il nostro obiettivo è quello di creare una rete di appassionati con cui fare uscite. Comunque, come si dice in Veneto, fare un pochino de bagolo. Mi è uscito un po' romagnolo, un po' veneto, un po' calabrese, un po' pugliese. Siamo tutti appassionati di moto, lifestyle, tutto quello che è un po' la cultura, la custom culture, come la chiamano. E cerchiamo un po' di portare avanti questo verbo e io vorrei portarvi un po' con me durante le nostre avventure per farvi capire che anche se siete giovani e siete appassionati a quelle che chiamano moto da vecchio, non siete gli unici, quindi restate sintonizzati, continuiamo il tour di oggi. E niente, per una volta in vita mia sono in anticipo, adesso siamo in ritardo e aspettiamo il Marione che arriva con il nuovo ferro. A few moments later. Eccola qua. Leggenda narra che il signore investì un'anatra ieri e perse lo scarico. No, ma adesso lo scarico a posto. Lo scarico a posto sta? Sì, si era mollato l'ufficiale. Bene, eccoci qua, adesso direzione pub per il pranzo. Fuori con noi. Non posterei. Ciao. Il bomber. Ciao. Al Marione. Qui siamo all'Harley's Pub di Dolo, in provincia di Venezia. Tappa obbligatoria per gli appassionati di Harley, di panini spaziali e birre da ogni parte del globo. Consiglio di buttare un'occhiata alla loro pagina Instagram e ovviamente di andare ad assaggiare le loro specialità. Non ve ne pentirete.
perché praticamente ho la gamba col filtro che invece di stare così e cambiare è sì, un po' inclinata e in più sono in avanti poi le mani messia no. Però è così perché sei stolto, no? Ah giusto ragazzi, questo è 30 anni e guidare uno shovel. Funzionano tutti i bottoni, vecchio. Il clacson vecchio! Guarda la mia faccia di stupore. No, ma c'è una stamattina qua, io ho il clacson, le frecce, gli ammortizzatori, i freni a disco su tutte e due le ruote. E tornando, da, tornando dalla biglietteria ho investito un manager. No, non ho bisogno di era un germano reale. Fresca, tutto fresco.